condomini e si sa che chi vive in un condominio relazionarsi con i vicini di casa non è sempre facile, tanto che secondo un recente sondaggio almeno un italiano su tre ha avuto una lite o un'accesa discussione proprio con i propri condomini. Allora, ma quali sono i motivi per cui si litiga di più e soprattutto come tutelarsi? Allora, diamo il benvenuto a Rosanna De Angelis, presidente ANACI, buongiorno, Associazione buongiorno. Nazionale Amministratori di Condomini e Immobili Roma, ed Elisabetta Zoina, avvocato cassazionista con esperienza pluriennale in materia condominiale. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché si litiga? Che domandona, eh? Che domandona. Perché è difficile la convivenza. È difficile fra le persone che si scelgono, immaginiamo fra quelle che non si scelgono. Si litiga in casa, figuriamoci con gli estranei o comunque insomma con conoscenti, no? Questo è sicuramente uno dei motivi. Però cerchiamo di vedere, perché abbiamo una grafica, se ce la mandano dalla regia, grazie Fabrizio, perché ci sono i motivi, vari motivi per cui si litiga, quindi cattivi odori, rumori molesti, uso improprio degli spazi comuni, episodi di maleducazione, gli animali domestici, no? L'abbiamo detto anche l'altra volta, ahimè delle volte creano comunque un po' di tensione, raccolta differenziata, condizionatori, riscaldamento, pagamento, quote condominiali, lavori di manutenzione. Quindi sono tante le cose per cui insomma, tanti alla motivi fine direi ci si appiccica. In questo elenco ce ne sono alcuni che sono veramente motivi di conflitto condominiali, ce ne sono altri che invece vengono confusi come motivi condominiali, quindi spesso viene chiamato l'amministratore in causa per risolverli, ma in realtà non c'entra nulla. Penso per esempio ai rumori molesti, alla signora con i tacchi che dà fastidio al piano sottostante, penso alle emissioni di rumore, penso agli stillicidi per esempio, cioè il gocciolamento dei panni ai piani sottostanti. Ecco, quei rapporti vanno risolti direttamente. E anche i lavori, condomini. Io per esempio nel mio condominio ho dei lavori in corso, brava, ogni tanto mi voglio riposare, mi voglio rilassare, arriva il trapano. Però non solo, quello ma mi proprio rendo sui conto lavori che di manutenzione, uno dei problemi e dei conflitti che di qui a breve avranno prevalenza su tutti gli altri sono proprio quelli che riguardano i lavori di ristrutturazione. Per tutti i motivi dei bonus, della sospensione, della cessione del credito, degli sconti in fattura, e questi andranno a finire nei tribunali e saranno davvero numerosi e faranno male. Ecco, però a un certo punto, quando le abbiamo veramente provate di tutti i colori, eccetera, dobbiamo andare magari via legale. E quale sarà però l'iter da seguire? Perché lì è un altro problema. Sì, allora dobbiamo ricordare che le cause in Italia, ma per problemi anche strutturali, durano tanto e costano tanto. E per esperire tutti i gradi di giudizio, peraltro la materia condominiale sarà trasferita alla competenza del giudice di pace, quindi avremo giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Cassazione, arriviamo da un costo da 5.000 che può lievitare fino a 20.000 euro, anche oltre, dipende ovviamente poi dal legale al quale ci rivolgiamo. E quando arriverà il provvedimento finale, probabilmente l'interesse sotteso a quella causa sarà già superato. Perché nel frattempo sono passati perché anni, perché all'interno no? del condominio, come nelle famiglie, spesso si litiga per motivi pregressi. Dunque il consiglio legale qual è? Quello di rivolgersi, di utilizzare un istituto previsto legislativamente già con decreto legislativo del 28 del 2010, che è quello della mediazione. Ricordiamo peraltro a tutti coloro che ci ascoltano che prima di azionare un giudizio nella materia condominiale è obbligatorio il passaggio della mediazione. La mediazione è possibile anche in via facoltativa, ma la materia condominiale è obbligatoria. Quindi rivolgiamoci a un organismo di mediazione con l'assistenza obbligatoria del legale, che aiuterà e faciliterà il dialogo tra le parti con la collaborazione del mediatore. E ricordiamo che le spese che si sosterranno per l'istituto della mediazione e per l'avvocato, quindi i compensi dell'avvocato, danno diritto a un credito d'imposta nei limiti previsti dalla legge. Dunque cerchiamo di risolvere il contenzioso prima di arrivare alla causa. Ecco, però ci sono veramente dei condomini veramente da cui è difficile andare d'accordo, no? Ci potrebbe essere proprio l'identikit, no? Cioè qual è l'identikit di quelli che proprio uno ne prova di tutti i colori, ma veramente non si arriva poi ad un accordo? E come ci difendiamo da questi soggetti? Guardi, la cosa principale dei conflitti nasce dall'ignoranza. Spesso, sempre più spesso, i condomini si informano su internet e vengono in